Una storia di rinascita, narrata con grande sensibilità e con linguaggio leggero, ambientata in uno scenario, la città di Cagliari, ricco di vedute suggestive malinconiche. E la storia è raccontata dalla scrittrice e giornalista del Corriere della Sera, Elvira Serra, nel suo libro Il vento non lo puoi fermare, edito da Rizzoli, presentato nelle vecchie segherie Mastro Totaro a Biceglie. La storia, ambientata tra Cagliari e Roma, ha per protagonista un giovane studente sardo, bello, occhi azzurri, tutta una vita davanti di progetti e speranze. Un'amica speciale, Violetta, una storia d'amore non ancora sbocciata, fino alla sera che cambierà l'esistenza di Elias e di tutte le persone che vivono attorno a lui, l'incidente in cui perderà la vita una giovane donna. All'improvviso si invertono il giorno e la notte per il protagonista, una colpa che pesa come un macigno nell'impossibilità di tornare indietro e cambiare il corso di quella sera. Ho voluto ascoltare un po' il suo dolore, provare a descriverlo e a raccontarlo, non per giustificarlo, chiaramente. Ho molto rispetto per il dolore di quella famiglia che ha avuto una perdita importante, però anche la vita di Elias è stravolta e quindi ho raccontato come ci si sente in queste situazioni. Elvira Serra racconta in maniera delicata ed intensa allo stesso tempo che non esiste solo il dolore delle vittime, c'è anche quello altrettanto drammatico dei colpevoli e che dimenticare il passato è impossibile, imparare a conviverci riniziando a sperare nel futuro è l'unica via. Mi interessava che Elias soprattutto perdonasse se stesso e questo è il senso del romanzo. Il vento non lo puoi fermare vuol dire che la vita ci chiama sempre a vivere anche quando non vorremmo più, anche quando ci sembra tutto troppo difficile e come nel caso di Elias anche quando il senso di colpa è troppo forte, lui per 2 anni si rinchiude in camera perché non si sente degno di uscire dalla sua stanza, però poi ognuno ha la responsabilità di conquistarsi una seconda possibilità.